chiamo Fabrizio Caldara, sono dottore in biotecnologie e direttore del Centro Studi Termali Pietro d'Abano. In oltre 30 anni di attività, il centro è diventato un punto di riferimento internazionale per la ricerca, con oltre 300 pubblicazioni. Le terme, situate ai piedi dei Colli Euganei e a solo mezz'ora da Venezia, sono note per la qualità terapeutica dell'acqua e del fango. Il fango è costituito da due componenti, un'argilla prelevata dal lago Costa di Arqua Petrarca e l'acqua termale. Comunemente si ritiene che l'efficacia di un fango terapeutico sia legata alla temperatura, quindi al calore rilasciato. In realtà il Centro Studi ha dimostrato che esiste anche un altro fattore, un fattore di origine organica. Se si lascia il fango immerso in acqua a una temperatura di 38 gradi, dopo circa 60 giorni, detto periodo di maturazione, si forma un biofilm superficiale di colore verde-azzurro, composto da microorganismi unicellulari, principalmente cianobatteri e diatomee. Fondamentale è che l'acqua sia acqua termale, ricca cioè di specifici sali minerali e gas disciolti, e che siano garantite condizioni di illuminazione e temperatura appropriate. Per ottenere un fango di qualità superiore abbiamo messo a punto un protocollo che negli impianti certificati permette di intervenire su una serie di parametri: flusso dell'acqua, temperatura, illuminazione. È così che nasce l'argilla biotermale. L'acqua compie un lungo percorso prima di arrivare alle terme. Trae origine dalle prealpi dell'altipiano di Asiago, scende fino a 3.000 metri di profondità, dove rimane per migliaia di anni, per poi sgorgare nei pozzi euganei a 80 gradi, arricchita di sali e gas. Date le sue proprietà, viene definita acqua ipertermale salso-bromo-iodica. Il contenuto di azoto, 90% dei gas totali, è fondamentale per la crescita cianobatterica. I cianobatteri endemici che colonizzano la superficie del fango producono delle sostanze note come principi attivi. In collaborazione con altri istituti di ricerca, il Centro Studi ha dimostrato che questi principi attivi hanno efficacia antinfiammatoria pari a quella dei farmaci di riferimento, ma senza effetti collaterali. Per tutti coloro che svolgono attività sportive e sottopongono i muscoli e le articolazioni a continui sforzi, l'argilla biotermale è quanto di più adatto per affrontare e prevenire casi di infiammazione. Analogamente, nelle patologie croniche come l'artrosi o l'osteoartrosi, risulta la soluzione più indicata, insieme a corrette abitudini alimentari e a uno stile di vita attivo. Negli ultimi 100 anni, il processo di maturazione dei fanghi non è cambiato. La ricerca sui principi attivi antinfiammatori e antiossidanti dei feltri cianobatterici ci insegna tuttavia che questo processo si può migliorare. Lo scopo nei prossimi anni sarà quello di diversificare la gamma dei prodotti termali, migliorarne la qualità terapeutica e andare incontro a una domanda di mercato sempre più ampia ed esigente.